Ed è nuovamente con noi oggi Bruno Aragno dei fedelissimi AC Cuneo. Ciao Bruno, bentornato. Ciao, ciao a tutti. Oggi ti sento particolarmente allegro perché insomma il Cuneo ha disputato un partitone domenica, siete stati a Piacenza, avete giocato contro il Pro Piacenza. Raccontaci com'è andata. Eh sì, esatto, è stata veramente una gran bella partita. Abbiamo giocato con una delle squadre favorite per la vittoria finale. Basti pensare che questa squadra gioca con l'Edesma, giocava in Serie A qualche anno fa. Grande vittoria, abbiamo fatto un bellissimo gol di Bob su assist delizioso di caso e poi abbiamo sbagliato anche un rigore sul palo, abbiamo sofferto un po' alla fine, ma è stata veramente una gran bella partita e bravi ragazzi, generosi, hanno corso, hanno dato tutto e siamo orgogliosi di questa squadra perché giovanissimi e veramente dei bravi ragazzi che se continuano così io credo che avranno un buon futuro anche magari nei prossimi anni. Sicuramente quest'anno sarà un campionato migliore rispetto a quello dell'anno scorso perché sento che c'è proprio molta più grinta. Fra le altre cose, avete giocato anche mercoledì a Siena, insomma, settimana di trasferte. Esatto, a Siena abbiamo portato via anche un bellissimo pareggio che poteva anche essere una vittoria, ma diciamo che a Siena un pareggio è tanta cosa perché Siena anche lì era una squadra che era in odore di ripescaggio in Serie B, perciò l'ha fatta una squadra buona. Abbiamo fatto un bel filotto tra pareggi e vittorie e speriamo che continui il più a lungo possibile. Bene, non ci resta che dare allora l'appuntamento per la prossima partita che si disputerà in casa, quindi qui a Cuneo con una squadra sarda all'Arzachena. Esatto, sarà domenica alle 14:30, ci sarà questa partita con l'Arzachena. Io invito tutto il pubblico cunese di provare almeno per una volta a venire a vedere questa squadra perché veramente giocano un bel calcio e meritano veramente gli applausi di tutto il pubblico cunese. Bruno, io ti ringrazio per essere stato anche questa mattina con noi, con i tuoi aggiornamenti. L'appuntamento è per la prossima settimana. A presto. Grazie a tutti, buona giornata, buona continuazione.